Mohamed Sheikh Hassan lascia la Somalia per un esilio volontario propiziato e voluto dall'emiro di Abu Dhabi. È il 1975. Il regime di Siad Barre durerà altri 16 anni, tra la ricerca di un'identità, la costruzione dell'unità nazionale contrastata dalle cabile, il conflitto contro i nemici storici, gli etiopi, e la diffusione ad ogni livello della corruzione. No, waxaa jiray wiil oo arkay wadankiisa suu baabaayo sababtuna ay u ahayd madaxda markaa oo isticmaali jireen waxa la yiraahdo dictatura. Markii dambena uu wadankiisu ay noqotay luu danta ku qasabtay inuu ka tago wadankiisa ka haajiro. Siad Barre fugge nel 1991 dopo 20 anni di una dittatura che ha condotto lentamente la Somalia a diventare un crocevia di traffici illegali. La corruzione ha minato le fondamenta della società, ancora divisa dalle rivalità tribali. In molti sperano che con la fine del regime si apra nuovamente una stagione come quella del 60. Ecco, il Siad Barre è caduto per varie ragioni. Numero uno, è caduto negli occhi della società somala stessa, dopo che lui ha rifatto rivivere il tribalismo e ha usato lo stesso tribù suo per schiacciare le altre. Poi è diventato impopolare nell'interno del paese. La corruzione che lui ha detto che io combatto invece ne ha aumentato. Caduto Barre c'è stata una bella occasione per restaurare la Somalia libera. Sulla scena irrompono due nuovi spietati protagonisti, Aidid ed Ali Mahdi. È l'inizio di una guerra civile che dura ancora oggi. Il vecchio Sheikh Hassan li descrive così. Aidid era un uomo molto equivoco. Prima di tutto aveva la mentalità tipicamente grezza e violenta militare e voleva approfittare dell'occasione per risalire, per far salire la sua personalità nella scena politica, anche perché lui era uno di quei militari che hanno sofferto sotto il regime rivoluzionario di Siad Barre. Ali Mahdi era un funzionario molto cortese, anche quando lei conversa con Ali Mahdi, insomma, sempre sorride, simpatico, non ha la sensazione che quest'uomo può essere violento, assolutamente. This was, I think, a big opportunity lost. The rivalry between these two leaders, it has proved one important aspect, and that is there's no one clan that has a national reach to dominate. And there was an opportunity here to save the state, which never happened. Waxaan ka haystaa fikir xun oo ah in ay dagaal la jireen, in la qaxiyey, in dad dhimanayeen, in dad dhaawacmayeen, in dad kaashay u dhimanayeen. Prima la vita era normale come tutti i paesi del mondo. Sì, stavo guardando un film sul Salvador, El Salvador, e vedevo questi massacri, violenze, scontri militari. Dico, ma che mondo vivono? Quello non sapevo che era un'anteprima per la mia vita. E perché dopo un paio di anni mi sono trovato nella stessa situazione. Si sono divise la città in due parti. Una parte era Ali Mahdi, l'altra parte Aidid. E quindi si scambiavano del cannonate da una parte all'altra e in mezzo chi ci moriva erano i poveri gente innocenti. C'erano ballottole vaganti da tutte le parti. Se hai paura i primi giorni, poi diventano parte della tua vita.
لكن aad bay u adag tahay in noloshu waxa laga yaabaa adigoo saaku u hulalay inaad waxbarasho aado ama aad iskuul aado in aad la kulanto jidkii oo isbaara taalo ama dad lagu dilay wax badal la isweydarsanayo laba qolyo ama ma aragtay in jidkii intaad iskuulkii gaarin tuug iyo waxa jidka kula kulanto oo ma aragtay xataa in lacagtii yareed ee maaragtay aad lagugu talagalay inaad ku cunto maaragtay markii iskoolka laga baxo xilliga bareega aad jalaato wax ku cunto in laga jeebsiibto. Sono stato ferito nel 91. Un pomeriggio portai con me due nipotini, miei figli e mia sorella. Siamo andati in una zona 10 km da casa, tornando. Non hanno fermato la macchina, ma hanno cominciato a spararci. E ci è andato bene perché sulla macchina poi abbiamo contato 27 ballotte, che la vita umana non ha valore, a Mogadiscio. Il popolo somalo ha sofferto per la fame perché questi due anni, disgraziatamente, non è stato possibile andare al lavoro neanche un giorno, l'agricoltura è totalmente distrutta. Posso dire che la mortalità è arrivata a 1000, a 1200 persone al giorno. La guerra civile porta con sé un effetto drammatico, la carestia. Non c'è alcun governo in grado di prendere provvedimenti efficaci. Tra il 1990 e il 1992, secondo i dati dell'epoca, più di 1 milione di persone muoiono di fame e di stenti. Restia ad intervenire nelle questioni interne somale, la comunità internazionale è obbligata a portare aiuti ad una popolazione in ginocchio. Stati Uniti ed altri paesi, sotto la bandiera delle Nazioni Unite, intervengono. Il nome dell'operazione è Restore Hope, con uno sbarco spettacolare nella notte africana in diretta televisiva. I have given the order to Secretary Cheney to move a substantial American force into Somalia. Is the CBS Evening News. Dan Rather reporting tonight from Mogadishu, Somalia. Good evening. It is 2:30 in the morning, Wednesday morning here in Somalia. The Marines have landed. The situation is well on hand. Quando abbiamo saputo che c'era l'inizio del Restore Hope, questa operazione pace in Somalia, eravamo al colmo del nostro speranza. Poi abbiamo capito che la missione era mal partita, non aveva nessun fine per noi, era una falsa speranza. Well, there were two reasons apparently from the American perspective. They wanted to open the corridors to deliver aid, but at the same time there was an experiment of nation building in Somalia. I think opening the routes to deliver aid was successful, but nation building, the Americans failed. Operation Restore Hope, nel suo intento intimo, era una cosa nobile, però il meccanismo per l'applicazione è stato sbagliato. Primo banditismo è incominciato dagli stessi gruppi che erano predominanti. Ognuno pensava di prendere lui le redini della distribuzione e di tutto quanto. Non è più solo quello di Aidid e di Ali Mahdi, ma è nato un banditismo generale dappertutto, gente che andavano a rubare, a saccheggiare. La scarsa determinazione nel sostenere l'intervento militare in Somalia resta uno dei grandi misteri della politica internazionale, un'ambiguità che non basta a lavare le coscienze. Uomini come Aidid e Ali Mahdi,
i signori della guerra. Diventano un ostacolo insuperabile per la continuazione della missione Restore Hope. I somali, quelli che vorrebbero ribellarsi alla guerra civile, rimangono increduli e ancora una volta si rassegnano al loro destino. Ogni clan, o ogni tribù, o ogni re aveva il suo warlord. First of all, the warlord concept was a product of the civil war. It came out of the vacuum that existed. This is a very diverse group. Those who are just economic entrepreneurs who wanted to make money out of the insecurity at the time. There were those who were supported by Ethiopia in the destabilization of Somalia. Ognuno aveva la sua zona in esclusiva, ma c'era un'alleanza tra di loro, perché questi warlords, alcuni erano alleati con Aidid, cioè originariamente, altri con Ali Mahdi. Warlords are nothing but like what you have in Middle Age Europe, like in France, called the companies where you hire them for one thing or another. They had no policy. Le corti islamiche sono sorte a seguito dei warlords degenerati in una forma di anarchia totale. Si sono anche loro armati e hanno fatto il loro, non dico esercito, ma il loro gruppo preparato a andare contro i warlords. The Islamic courts. First of all, this is not one big monolithic group from those who are there and support the Islamic courts because of religiosity to those who are extremist elements. I warlords non sono spariti totalmente. Erano là, ma ognuno si è ritirato nel suo guscio. But it's very clear that all of them have one big policy of running either a state with using Sharia. Shabab sono un nuovo fenomeno, soprattutto giovani che hanno un'educazione religiosa di fondamentalismo. Parlano di cose che non è neanche dell'Islam. Hanno incominciato piano piano, ma si sono rinforzati gradualmente. Dominano in maggior parte del territorio somalo, compreso anche lo stesso Mogadiscio. Hanno praticamente neutralizzato l'esistenza di un governo. Shabab, first of all, did not come out of nowhere. First of all, it's very, very clear that many Somalis disagree with the interpretation of the punishment that Shabab met out. But there's also many who will point out to you that because of these severe punishments, you can move now from one area outside Mogadishu all the way to Kismayo peacefully. E Shabab sono monopolizzati da altre fonti straniere. Non è una cultura somala. Il integralismo somalo non è mai. Non è un estremista islamico come religione.